Ma dietro un giocattolo c'è un'idea e nel nostro paese quelle non mancano, così come non mancano le eccellenze nel design, nella progettazione. Così il corso di alta formazione del design del giocattolo del Politecnico di Milano, insieme all'amministrazione penitenziaria, grazie all'attività della cooperativa Esti, hanno presentato una serie di prototipi. Abbiamo organizzato il primo corso in Europa d'alta formazione sul design del giocattolo e siamo alla seconda edizione. L'anno prossimo ci sarà una terza edizione sul kids design, di cui il giocattolo è una parte fondamentale, diventa un corso internazionale. Ma la cosa più interessante di questa vicenda è che i nostri toy designer vengono accreditati in una toy designer list dell'Asso Giocattoli, che fornisce poi i progetti al carcere di Bollate, alla falegnameria del carcere di Bollate, dove tutti insieme abbiamo creato questo brand che si chiama Viva Wood, dove i giovani designer trovano un'azienda, una falegnameria, dei professionisti del legno che insieme a loro elaborano e producono degli oggetti che potete vedere qui di fronte. Pensare un futuro, fare delle cose sono la stessa cosa, ovvero o quello che attivi in una persona che ha avuto problemi e che li sta pagando nei suoi danni, è il fatto di poter iniziare a costruire un processo che da una dimensione di mancanza di strumenti, mancanza di famiglia, mancanza di rapporti, possa invece ricostruire una sanezza di base. Oppure tutto ciò che fai è assolutamente squisitamente temporaneo. Allora il fatto che una persona dica inizio a lavorare in falegnameria, inizio a capire come si fa, inizio a progettare, inizio a condividere, di solito noi abbiamo visto in questi 20 anni che chi passa attraverso questo percorso ha... Cioè, abbiamo fatto il conto l'altro giorno che su 110 persone che sono state in cooperativa solo 5 non ce l'hanno fatta.